Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Lo scorso episodio, dopo molte peripezie, eravamo riusciti a trovare la collocazione della nostra amata, del nostro amato pianeta Terra. E ora stiamo tornando verso casa per ricaricare magari un po' l'astronave prima che ci esploda e per andare a picchiare ancora un po' di Grox, cercando di arrivare al centro della galassia. Come da voi suggerito. C'è qualcuno qua. Ah, ma guarda, se volete della spezia ve la commercio molto volentieri, magari così mi ricarico anche l'astronave senza rischiare che mi imploda. Allora, l'impero Chief Chef. Ma di nuovo Chief Chef? Ma l'abbiamo già incontrato da un'altra parte? Questo è uno degli altri problemi, diciamo, che affliggono Spore, cioè nel senso. Perché? Perché? Non vogliono niente. Non vogliono niente. Beh, ma scusate, posso anche vendergli un po' di spezie gialla, dai. Non è che ci rimetto troppissimo. Se non altro così almeno rientro delle spese fatte. Sì, prima quegli altri un furto, ci hanno chiesto 600 triliardi di euro. Spore credit, come si chiama. Allora, là ci sono dei buchi neri, ma non sono quello che ci interessa, perché quello che ci interessa era più in qua, vero? Spero, perché non vedo niente. Oh, il mio cellulare che fa suoni, perché dice, ehi, sono così scarico, perché non mi dai il peso necessario? Sono il tuo cellulare. Di quello so che sei il mio cellulare, ma ancora non lo vedo il buco nero da dove devo passare. Fa fine che ci perdiamo anche questa astronave, dopo aver speso tutti questi soldi? Dov'è quel Kaiser di Bu... Ah, eccolo, ok. È apparso finalmente. È apparso sulla mappa il buco nero che ci interessava. Le creature infette. Non posso sempre salvare i pianeti dai disastri ecologici, porca d'una miseria. Adesso chissà cosa è successo lassù, ma... Allora, vorrei capire dove siamo adesso. Quali sono i nostri pianeti? Ok, ma voglio inclinare sta affare, ma non funziona. Ehi! Ma che Kaiser? Niente, è buggato. Si è completamente imbughito. Ma che... Oddio. Per sta affare qua, probabilmente. No, mi sta impazzendo la visuale per sta stupidaggine qua. Sì, è collassato, ma non me ne frega un Kaiser. Allora, volete qualcosa? Non vogliono un cribbio di niente. Ah, e non ho più spazio per la spezia rosa. Oh, si è sistemato. Speriamo. Allora. Siamo qui. Oh, adesso sì che funzeca. Dobbiamo andare a picchiare i Grox, Nespa. Ci sono dei Grox qua, andiamo a picchiare questi Grox che sono qui vicino. Ci sono tre sistemi, tra l'altro. Strumenti atmosferici planetari, dobbiamo aumentare e aumentare. Seminanuvole caldo, yeah!
Vai, vai, vai. Ok. Ciao Grox, è stato un piacere, ma anche no. Questo anche dei Grox, questo anche ha bisogno di un seminanuvole caldo. Ciao Bellissimi! Ciao Bellissimi! Morirete tutti come dei pezzetti perché siete i Grox e avete picchiato mezza galassia. Il pianeta Lach del sistema del disastro ecologico non me ne frega un ciuffolo di niente, può andare tutto a monte perché noi dobbiamo raggiungere il centro della galassia. Magari senza che ci esploda l'astronave. Grazie. Ok, ciao Grox. Ok, sfasciati, via. Allora, andiamo qua. A ricaricarci. Saluti! Ma scusate un attimo, posso fare un truschino del tipo, posso vendervi la vostra stessa spezia? Sì, me la comprano, mi pagano niente, ma... Mi faccio dei soldi a gratis, nel senso rivendo loro la spezia che mi danno gratis. Mi piace. Così mi ripago, diciamo, quello che spendo per ricaricare l'astronave ogni volta. Allora, qua ci sono ancora dei Grox? No, non ci sono più Grox là. Dove sono i Grox? No, più che altro, dov'è il centro della galassia? Di là. Allora, andiamo in qua. E picchiamo questi Grox qua. Massi 1. Oh, che pianeta strano. È fatto a cubo. Ma ne abbiamo già incontrato uno così. Palla di lardo di un alieno, cosa vuoi? LOL. Ma questo ha bisogno semplicemente di aspiranuvole. Ma quanto spazio c'è? Quanto tempo ancora c'è per salvare quel pianeta? Voglio che scompaia sto pianeta. No, adesso magari anche no, però ci sta rompendo un po' l'anima sto pianeta con... siamo un pianeta che sta morendo. Vienici a salvare. I Grox stanno attaccando Soffo. GG. Ok. Non so neanche chi sia Soffo. Tanto per cambiare. Ce la facciamo? Ok, siamo ancora vivi. Un seminanuvole caldo. Ok. Come energia dovrebbe bastarci per riuscire a sistemarlo. E quindi eliminare anche di qua i Grox. Un pianeta in meno. E un sistema in meno, tra l'altro. Questo è già il terzo, sì, è il terzo di oggi. Terzo sistema. Ne hanno 2400 come abbiamo visto due episodi fa, quindi diciamo che la cosa è abbastanza eterna se uno dovesse farlo. Cioè per carità si può, ma... Ok, i Grox hanno lasciato il pianeta. No, ci moriamo qua, infatti. È stata distrutta, ok, vabbè. Tanto riparte dalla più vicina, no? Quindi... Ok, vediamo se hanno... No, non avranno prodotto altre spezie da rivendere. Beh, non distruggerla, sono i Grox che me l'hanno distrutta. Ciao belli, allora, commercio. Guarda, hanno già 18 comunque di spezie rose da darmi. Allora io l'acquisto a 0 e ve la vendo a 13.000. È stato un piacere...
Allora, andiamo in là quindi verso il centro della galassia. Ok, qua ce ne sono due. Questo è dei Grox, sì, è dei Grox, entriamo subito. Sì, sta morendo tutto il sistema. Ma porca di una miseria se continua a rompermi l'anima con questo sistema che sta morendo. Allora, aspira nuvole caldo. Così dovrebbe bastare. Poi ne abbiamo un altro ancora su questo sistema da andare a. Questo che spezia produce, tra l'altro, gialla? Probabile. Possibile. Ciao, pezzente. Sparito. Sì, questa era gialla effettivamente. Dov'è? Scusate, scusate. Ok. No, magari da non perderci tutta la gente. Gialla è questa anche. Perché dovremmo fare poi delle basi ancora più avanzate qua, perché aspira nuvole caldo. Dovremmo fare delle basi ancora più avanzate. Perché pian piano che ci avviciniamo al centro del gas e non riusciremo a tornare indietro di volta in volta per ricaricare, eccetera, eccetera. E comunque rischiamo di essere distrutti ogni volta che ci avviciniamo ai Grox. Anche perché più sistemi hanno intorno, più astronavi ci mandano da picchiarci. E quindi, ciao bello, state per morire. Questo è un sistema molto bruttino, nel senso che sono solo gialla, quindi niente di interessante. Andiamo qua poi ci muore. No, vabbè, la perdiamo. No, forse non riusciamo. No, niente, per un pelo, vabbè. Sì, possiamo skippare sta cutscene. Ciao, allora. Ok, sì, stiamo praticamente sfruttando un bug. Non è proprio un bug, diciamo, però alla fine li stiamo fregando bellamente. Non mi stupirei se per caso si incavolassero a bestie con noi. Allora, vediamo solo un attimo qua che cosa c'è dei. Questo è dei Grox, vero? Sì. È solo rosso, ma è sempre Grox. Ok. Allora, abbiamo bisogno di nuovo di un semina nuvole caldo. E andiamo con un semina nuvole caldo. È bello che noi possiamo girare così e non ci beccano mai, cioè sono completamente idioti. Ma effettivamente non è un gioco che è concepito per essere un quattrozzo spaziale, come dicevo prima. Anche perché se no ci sarebbe un qualcheduno che può gestire queste cose dei disastri ecologici. Non è che dobbiamo pensare sempre a tutto noi, dai, insomma. Allora, solo un attimo, dove devo andare? Il qua, vero? Sì. Prima che mi sfascino del tutto. Magari. Un altro semina nuvole caldo. Che sono gli unici che vivono sui T0, tra l'altro i Grox. E su quelli diversi da T0 non possono sopravvivere, quindi.
stiamo facendo collassare bellamente. Che poi c'è anche da dire che in sistemi come questo, dove c'è una sola città, è poco. Ci moriamo. Sì. Stupida cazzina. Adesso non andiamo a rivendere di nuovo la loro spezia, tanto non è che ci serve adesso altra spezia. Quello che vorrei capire è se ci siamo avvicinati un minimo oppure no. Nel senso che allora qua. Ok, questa è una zona tranquilla, ci sono dei pianeti interessanti qua. Già che mi picchiano. Troppi grops intorno per poter pianificare qualcosa. Allora, qua ci serve un seminanuvole. Aspiranuvole, scusate. No, seminanuvole, no, avevo ragione. Dovrebbe farcela così, a passare e diventare un T1. Ok, ottimo, diamocene. Damose. Là. Namise, con tutti questi sistemi qua intorno fanno davvero un baccano enorme. Stanno attaccando l'Ibrena. E io invece li sto attaccando qua, su Piccio. Se io mandassi semplicemente una mega bomba sulla loro città. No, beh, ormai non c'è più. Ehi, ehi, sopravvivi un attimo, ho bisogno che tu vada qua. E fammene ancora uno, please. No, forse non ho abbastanza energia per farcela, eh. Aspiranuvole caldo, e facciamo tutto quello che si riesce e poi. Sarà appunto la tecnica della mega bomba. Non è cambiato niente, non ho mica distrutto la città. No, infatti per niente. Aspiranuvole caldo. Non ho più energia. Speriamo che ce la faccia. E che ne ho anche sprecata per quelle bombe. Ce l'avrei fatta se non fosse stato per quelle bombe. Ce la fa? Non ce la fa? 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 Si sta ancora muovendo, quindi no. Niente, è tornato indietro. E niente, è esploso. Yeee, yeah, viva viva!
Quanto ci manca? Ci manca un'eternità per arrivare al centro della galassia, ne siamo consapevoli. Cioè, siamo arrivati tipo qua e quello è ancora laggiù in fondo. È pieno di Grox, è pieno, 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 pieno zeppo di Grox. Pieno zeppo di Grox. Dovremmo andare a mangiare via questi bracci pian pianino, probabilmente. E niente, è buono. Io direi quindi che per questo episodio possa essere tutto. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. E vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!